ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Con l'assegnazione delle deleghe ai sindaci, l'Unione di Comuni Valvibrata è ora organicamente operativa. Il presidente della città territorio, Massimo Vagnoni, a distanza di circa un mese dalla sua nomina alla guida dell'organismo intercomunale, ha conferito gli incarichi ai colleghi sindaci. Una distribuzione equilibrata che ci consentirà poi di portare avanti un lavoro che il presidente Piccioni e con gli altri sindaci abbiamo portato avanti in questi anni, e quindi cercheremo chiaramente di dare sempre un impulso alle tante criticità del territorio. Quali sono le emergenze importanti, quelle su cui sarete chiamati a lavorare nell'immediatezza? Beh, soprattutto il sociale, chiaramente, è un momento particolare, delicato, in cui ci sono poi le opportunità del PNRR che dobbiamo cogliere. Abbiamo degli uffici che stanno lavorando da tempo con una programmazione ben definita e quindi stanno lavorando molto bene. Il lavoro più ingente e delicato, che assorbe buona parte del bilancio dell'Unione di Comuni, resta il sociale, le cui deleghe sono state sdoppiate ed assegnate, anche in questo mandato, al sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Caciotti, e per la prima volta alla collega di Torano Nuovo, Anna Ciamariconi. Il predecessore di Vagnoni, Domenico Piccioni, curerà la realizzazione e gestione del canile intercomunale. Il vicepresidente dell'Unione di Comuni, Andrea Luzzi, continuerà ad occuparsi, come in passato, di sanità, bilancio e rapporti interistituzionali. Al sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, vanno comunicazione, protezione civile e informatizzazione. Al primo cittadino di Sant'Egidio alla Vibrata, Elicio Romandini, lavori pubblici e centrale unica di committenza. A Mauro Scarpantonio, consigliere ed assessore del comune di Controguerra, vanno tributi, personale, gestione amministrativa della piattaforma dei rifiuti. A Biagio Massi, sindaco di Colonnella, affari legali e piano di prevenzione alla corruzione. Al sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, vanno turismo, cultura e promozione del territorio. Al collega di Ancarano, Angelo Panichi, ambiente, ciclo integrato dei rifiuti, rapporti con la Poliservice, rapporti interistituzionali e transizione digitale. Infine a Dantino Vallese di Corropoli, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.